Ciao a tutti gli amici di Parole di Musica, io sono Filippo Maria Caggiani, oggi ho il piacere di essere con Andrea Celeste. Siamo qui a Varsavia in occasione dell'audio video show dove tu ti sei esibita cantando sulla base registrata sul nastro magnetico. Seven days was all she wrote, a kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. Nel corso della tua esibizione, hai cantato sia brani tuoi che classici del jazz o della canzone d'autore. Tu ti senti più, interprete o cantautrice? Questa è davvero una bellissima domanda. Io sono nata come interprete, perché io sono nata cantando canzoni di altri, cover. Poi verso i 16 anni ho cominciato a sentire proprio il bisogno di esprimermi un pochino più a fondo e sono entrata anche in contatto con persone che scrivevano appunto brani. Quindi diciamo durante la mia gavetta adolescenziale, iniziando anche lo studio del pianoforte, ho cominciato allora a buttare giù le prime note, le prime parole, e ho scoperto che effettivamente comunque è un mondo che mi si addice parecchio, perché è bellissimo reinterpretare brani di altri. Chiaramente ci sono dei brani meravigliosi al mondo, quindi insomma, volendo si potrebbe fare anche solo quello nella vita, interpretare brani altrui, ma poter esprimere un concetto, un'emozione, partendo da un foglio bianco è veramente un'altra cosa, insomma. Quindi non saprei se sono forse un 50-50. IQ is my problem here. We won't be playing Scrabble for a hand of beer. I need that beer. One day I could wait till Tuesday. Nel corso della tua carriera, qual è stato l'episodio o gli episodi, insomma, che ti hanno dato maggiori soddisfazioni? Allora, adesso mi viene in mente sicuramente il concerto che abbiamo fatto con il mio quartetto al Blue Note di Milano, perché insomma, ecco, da amante del jazz che sono, è stata una grandissima emozione chiaramente esibirci lì. Poi, in generale, comunque ciò che mi dà più soddisfazione è lavorare con altri musicisti, con musicisti bravissimi da cui posso davvero imparare i segreti del mestiere, o comunque insomma sperimentare cose che non ho mai fatto. Quindi per me poi davvero l'obiettivo è sempre quello, poter condividere musica con bravissimi musicisti. Quello che cerchiamo di fare sempre, insomma. Ottimamente direi. Grazie. Oggi siamo a Varsavia, quindi vorrei chiederti, come pensi che sia la recensione della musica qui rispetto all'Italia, comunque in generale all'estero rispetto all'Italia? Credo che ci sia molto interesse verso la musica. Ora, sicuramente qui siamo in una fiera di appassionati veri, perché comunque gli audiofili sono proprio dei fanatici, non solo chiaramente del supporto e dell'ascolto, no? Dei vari supporti audio, ma sono proprio appassionati di musica, cioè sono dei grandi conoscitori, hanno una grandissima cultura, quindi sicuramente qui è più facile ovviamente trovare un pubblico che ama la musica così tanto. Però mi sembra in generale che ci sia molta passione verso questa arte, insomma. Non voglio dire più che da noi, chiaramente da noi anche ci sono tantissimi veri amanti della musica, però qui mi sembra che la musica live sia molto apprezzata, insomma. Anche le piccole esibizioni che abbiamo fatto, ospitata da Natural Sound, ha avuto un buon successo, quindi è molto bello sapere che ancora piace la musica dal vivo. Meno male, meno male. Davvero. Oggi comunque tu hai cantato su una base registrata su, non normale digitale, ma su un nastro elettromagnetico a bobina. Come
Come mai? Quali sono i vantaggi? Perché questa scelta particolare? Beh, diciamo che Analogy Records e Roberto Vigo, appunto, che è l'ideatore di questa etichetta su nastri magnetici, master tape, original, reel to reel, ha deciso intanto per un motivo etico di tornare alla bobina, semplicemente perché comunque appunto vuole rivolgersi ad un pubblico che ascolta la musica con dei supporti che non siano l'MP3, che comunque sappiamo insomma ha una grandissima perdita di dati, e quindi giustamente lui da produttore dice ok, io faccio così tanto, no, per avere un suono bellissimo, per dare il massimo ai musicisti, per renderli veramente incredibili, e poi dopo insomma lo ascolti da un MP3, insomma non è bello, via, triste, sì. È un po' triste, e quindi lui ha deciso di rivolgersi a questo tipo di pubblico che appunto ama il nastro magnetico, che è effettivamente a livello qualitativo ha una piccola marcia in più, forse anche rispetto al vinile, se posso essere, insomma, adesso non voglio dare giudizi tecnici perché non è il mio campo, però abbiamo avuto modo di ascoltare anche in questi giorni da Natural Sound, effettivamente il nastro magnetico ha una grandissima pulizia di suono e ha un calore rispetto al digitale diverso, insomma. Abbiamo fatto anche, mi ricordo, insomma, all'inizio di Analogy Records un po' di blind test, e effettivamente è scioccante. Uno dice ma no, ma come, ma figurati, cosa vuoi che ci sia di diverso, no? Eppure c'è un calore diverso, una presenza diversa dal nastro. Quindi sì, effettivamente gli strumentali dei miei album sono stati suonati da nastro magnetico in diretta, una cosa abbastanza nuova, e io ho cantato live sugli strumentali dei miei album. È stato interessante, soprattutto anche perché insomma, i due speakers e il preampli che abbiamo usato di FM Acoustic sono veramente incredibili, davvero un suono pazzesco. Quali sono i tuoi progetti futuri? Bene, stiamo per far uscire finalmente Kaleidoscope, che è il mio nuovo album registrato da Al Schmidt, e uscirà questo dicembre, e quindi siamo molto impegnati per questa novità. È un disco pop, world, acoustic, jazz, insomma qui veramente abbiamo proprio spaziato, perché l'ho scritto con Massimo Trigona, che è un mio carissimo amico e un bravissimo bassista fretless ligure, e niente, lui è talmente bravo, suona benissimo anche la chitarra acustica, che quando ci siamo trovati per scrivere abbiamo detto ma proviamo a scrivere un brano, e ne abbiamo scritti una trentina, perché lui è velocissimo, ha tantissime idee e io restavo catturata da ogni sua idea, quindi no, magari scrivevo o la melodia o le parole, insomma, e quindi abbiamo deciso di spaziare, però non ci siamo posti limiti, perché insomma ci siamo proprio divertiti scrivendo questi brani, e speriamo che poi questo disco possa poi piacere anche a tutte le persone che lo ascolteranno. Due parole su questa etichetta discografica così particolare che produce su bobina, su un nastro magnetico, non è così comune, no, è molto particolare. È una cosa veramente particolare, e nasce tutto dall'esigenza di finalizzare verso un pubblico attento quello che è stato un investimento di anni e anni di musica, materiale, conoscenza, per cercare di arrivare nella nicchia dell'audiofilo più esigente che ci possa essere, che è quello che ascolta su un nastro magnetico. Da qui quindi Analogy Records è nata per questo tipo di pubblico, ecco, per fare in modo che le produzioni che facciamo vengano in effetti non buttate via, tra virgolette, verso un MP3, verso un formato digitale, diciamo, consumer, ma verso l'ascolto più attento e più critico possibile. Questa è la motivazione.
Dal punto di vista strettamente tecnico, invece, qual è la differenza tra lavorare in digitale, come si fa normalmente, e l'analogico, però oggi, nel 2015? Guarda, nel 2015 tutti i pro, che sono stati anche i miei maestri, da cui ho imparato molto, usano l'ibrido, un po' come la Toyota Prius alla fine, quindi è il meglio dei due mondi. Si registra in digitale e si mixa, si somma in analogico, quindi l'unione delle due tecnologie ti permette di avere il meglio come risultati in termini di efficienza e di qualità, ovviamente, di quello che è la registrazione. Quindi registriamo in digitale in alta definizione e tutto il resto del processo, quindi la somma e il mixdown, avviene in analogico, in questo caso direttamente su nastro. La nostra, diciamo, differenza, a differenza di Analogy Records rispetto ad altre etichette simili, è quella che noi facciamo master originali, quindi per ogni ordine io mi metto lì nel mio studio di registrazione e avviene un mixdown ogni volta personalizzato in base anche alle esigenze del cliente, tipo di nastro, tipo di macchina, eccetera eccetera. Perfetto, grazie. Grazie.